di tutto. Di energia, di chilometri, di fatica, di emozioni, di allegria, di leggerezza, di suggestioni, di bellezza. È questo e molto di più il Cammino di San Tommaso, il percorso che attraversa le montagne abruzzesi per legare, con un filo impalpabile ma robusto, Roma e Ortona. Un po' mistico e un po' turistico, il cammino è un'occasione per concedersi un viaggio esclusivo che svela meraviglie nascoste e ti conduce in un'esperienza che ti cambia la vita. Perché il cammino lo fa chi è disposto a lasciarsi contaminare da quella forza magnetica che emanano boschi e montagne, sviluppando un'armonia contagiosa, con i compagni di viaggio, con il tuo io più profondo, con tutta la natura che è intorno. La salita, le pietre, il fiume, l'arrivo nei paesi, il cibo, il riposo, il gioco, il ballo. Il giorno non finisce mai, e mai vorresti che finisse, perché non è mai abbastanza quello che si è già condiviso. E molto ancora resta da dire, da fare, per aggiungere un altro pezzo a quel monumento di complicità che resta il dono più prezioso. Il souvenir custodito negli zaini di un gruppo di sconosciuti diventati un tutt'uno in una manciata di giorni. Una magia difficile da raccontare, difficile da dimenticare. Perché alla fine del viaggio, il cammino è diventato la tua pelle. Il cammino è diventato la tua pelle.